saluto a tutti da parte del Consiglio Provinciale, chiaro porto il ringraziamento del mio Presidente che non è potuto essere qui e del consigliere Moretti che per impegni di famiglia è fuori. Il presentatore si è divertito a portare delle voci che lasciamo voci. Effettivamente il movimento in provincia di Brindisi è aumentato, a livello di tesserati quest'anno cercheremo, perché noi lo facciamo ma siete voi i protagonisti, di arrivare come atleti alla soglia di 2500. Negli ultimi tre anni siamo aumentati con un trend dell'8%, che è un dato notevole, sia nel settore maschile, un po' di meno, nel settore femminile invece nel settore greco. È chiaro che i tesserati sono la forza del nostro movimento, però ricordiamoci anche quali sono le chicche. 2007, promozione in Serie 2 femminile, qui abbiamo il Presidente con la promozione. Bisogna sempre preservare, se non ti senti rumorino. Abbiamo due titoli regionali da difendere, Under 18 femminile e Under 13 femminile, due opposte, quindi vuol dire che c'è continuità nel lavoro. Abbiamo due selezioni che lavorano, soprattutto la maschile ha dato qualche soddisfazione in più, andando anche alle finali del torneo delle Palmate. Abbiamo dato i nostri due selezionatori provinciali alla regionale, che ahimè sono arrivati solamente secondi nel trofeo delle regioni. Un applauso. È chiaro che non potevano arrivare primi perché quest'anno tocca, non potevano iniziare subito con il primo posto, è chiaro, quando si lavora in una certa maniera, e sono contento che hanno scelto i miei due selezionatori perché vuol dire che anche a livello provinciale stanno facendo un buon lavoro. È chiaro che noi cresciamo come provincia, ma cresciamo in un sistema regione, la regione sta dando grossi risultati e noi non vogliamo essere da meno, anche perché l'unità della regione è fondamentale non solamente per la politica, ma anche perché i numeri lo dicono, oltre la politica. Vi ringrazio, ridò la parola al nostro presentatore, spero che 2008 sia foriero di numerosi e ulteriori traguardi rispetto al 2006. Grazie. Sono tutte le attività per il 2006-2007, tecnici e atleti che hanno partecipato al trofeo delle regioni del 2007, già Mario ha detto qualcosa, il premio speciale. Fuori San Vito è stato promosso in Serie A quest'anno e mi sembra che un grande applauso ci voglia. Luigi Sabatelli. Altra società, Lassi Manzoni Brindisi. Poi abbiamo l'Euroli Santeria, Zagnevolli, promosso in Serie C femminile. Di Brindisi, promosso in Serie di maschile, campione provinciale Under 18. La Polisportiva Fasano, abbiamo il direttore sportivo Alfonso Tatturi. Polisportiva 2000 Ostuni, chiamiamo Angelo Blasi, campione provinciale Under 16. Schilo San Pietro, vinto della stagione. Ai tecnici e agli atleti del trofeo delle regioni. Vanessa Vincenzo. Mario Parmisano, che la rappresentativa regionale aveva anche il secondo allenatore, Giovanni. Grazie Andrea, atleta della selezione regionale maschile, non c'è, gliela faceremo recapitare. Poi abbiamo per Brindisi Valeria Cristoforo, atleta della selezione regionale. E abbiamo un po' di rappresentanti, naturalmente lo diciamo subito, Cosimino Lorè e Semerario Yolanda sono impegnati con l'allenamento della squadra, però abbiamo Luigi Sabatelli. Il marchio di qualità nel settore giovanile, allora Lassi Manzoni Pallavolo Brindisi viene a ritirare Valerio De Felicis a nome del presidente della Pilista Sciarra. Polisportiva Uria, del bene Vincenzo. Premiamo le società di
di anzianità per affiliazione. Per l'amatore pallavolo Brindisi abbiamo il presidente Enzo Manigrassi. Poi abbiamo la pallavolo Rinascita Cisternino, la polistatina Pesaro, con più di 25 anni di attività. Adesso abbiamo i dirigenti di lungo corso. Facciamo subito con Rosa Maria Sardegna, dirigente di lungo corso. Poi abbiamo Antonio Ninno. Antonio Ursi è da tantissimo tempo, e ci facciamo dire da lungo. Io li ho dimenticati tutte le società, Antonio. Allenatori di lungo corso. Melfi Giuseppe è allenatore con più di 20 anni di attività. Premia Vincenzo Ciuti che è il referente allenatore della provincia di Daniele Pignatello, con più di 20 anni di attività. La vecchia gloria. E qualcuno che ha giocato, è Spagnolo Gino. Stanisci Domenico, ed è Oronzo Ciuti, che naturalmente papà di Nicola. Ragazzi, questa è stata una mitica formazione. Abbiamo subito le atlete. Grazie. Mentre queste belle la selezione maschile, con questo abbiamo quasi finito. Grazie. Devo ringraziare le ragazze della terza G dell'istituto alberghiero del corso ricevimento, che sono più forte Elena, Chiela, che ci hanno accompagnato in questa serata. E poi ragazzi, l'anno prossimo stessa sala, stessa festa, qualche altra cosa ce la inventeremo. E sono sicuro che qualche altro risultato importante questa provincia lo presenterà, e che chi non si può sapere, tutto può succedere, va bene? Bocca al lupo a tutti per l'attività, auguri per l'attività.